E voltiamo ancora pagina. Oggi c'è stato un nuovo arrivo a Bari, quello di Fausto Lamparelli, che è il nuovo capo della squadra mobile della Questura di Bari, originario di Benevento in Campania, 46 anni, è sposato ed è in possesso di due lauree, in giurisprudenza e in scienze delle pubbliche amministrazioni. Dal 90 in polizia è stato capo della squadra mobile alla Questura di Ascoli Piceno e poi di Latina, da dove proviene. Altre cose ce le potrà raccontare lui stesso perché oggi è qui con noi nel nostro telegiornale. Grazie per essere qui, per Grazie a aver voi, accettato buongiorno. il nostro invito. Allora, qual è innanzitutto benvenuto a Bari. Molte grazie. E stamane il suo primo incontro con i giornalisti del capoluogo, che impressioni ne ha avuto? È stato un momento estremamente cordiale, molto importante, come è molto importante ogni singolo contatto che ho in questi giorni, perché riempie un bagaglio che in questo momento ha bisogno di essere arricchito di informazioni. E lei è arrivato a Bari, diciamo, in un momento molto, come dire, delicato per la nostra regione, un po' sotto i riflettori per tutto quanto sta avvenendo nell'ambito della sanità, nell'ambito giudiziario, ma anche dal punto di vista della sicurezza. Ecco, Bari non è immune, anzi, dall'influenza della criminalità organizzata, ci sono momenti, come dire, altalenanti, momenti di pace o di apparente pace, a cui si alternano invece periodi proprio di fuoco. Secondo lei, quale potrebbe essere la ricetta, come dire, un percorso per ridurre ai minimi termini questa, attività dei clan, che pure è fiorente, insomma, da noi? Assolutamente sì. Non so se ci sono ricette. Sicuramente l'attività di studio, di analisi, certosina analisi del fenomeno criminale, la conoscenza del territorio sono fondamentali. Cercare di inquadrare ogni singolo episodio delittuoso in un canale particolare consente chiaramente all'investigatore di raggiungere il risultato. Quello che posso dire è che sono consapevole ovviamente del notevole impegno che mi aspetta, però ho un reparto di professionisti estremamente validi, dai quali sicuramente sapranno dare le risposte che la cittadinanza si aspetta. L'ordine e la sicurezza pubblica saranno sempre e in ogni momento tutelati. Bene, lei ha incontrato la stampa questa mattina, conta anche nei prossimi passaggi naturalmente di incontrare anche altre autorità territoriali. Certamente sì, perché come ho già detto prima, ogni singolo momento di questi incontri arricchisce poi anche la mia esperienza professionale, che a Bari ovviamente è la prima volta che lavoro, insomma. Che cosa farà? Giocherà d'anticipo? Nel senso, preferisce anticipare lei le sue strategie o ascoltare quello che loro hanno da proporle in base a quella che è la loro conoscenza del territorio, Io di naturalmente? solito sono un ascoltatore. Quindi preferisce Sento e prima poi ascoltare e poi esatto. eventualmente. Bene, grazie per essere stato con noi, Grazie a grazie a voi e un Fausto saluto ai Lamparelli, telespettatori. nuovo capo della squadra mobile di Bari, che non lo abbiamo detto, sostituisce Luigi Liguori, e noi le auguriamo buon lavoro. Vi ringrazio.